È stata denominata Operazione Preda la grande attività di indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Ivrea in collaborazione con i colleghi di Corsico nel nucleo elicotteri carabinieri e del nucleo cinofili di Volpiano. È illustrata questa mattina, giovedì 25 gennaio, presso il comando della compagnia di Ivrea dal capitano Domenico Guerra. Allora, questa mattina, buongiorno a tutti. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno eseguito un'ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti, di cui tre di nazionalità albanese ed una donna italiana. Questa misura cautelare sostanzialmente deriva da un'attività di indagine condotta dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ivrea, unitamente alle stazioni carabinieri di San Giorgio Canavese e Courniers. Attività di indagine che è cominciata il 14 ottobre 2016 a seguito di una rapina, una violenta rapina in abitazione consumata a San Giorgio Canavese ai danni di un assicuratore di 65 anni. L'attività quindi ha consentito innanzitutto di individuare i presunti autori di questa rapina in abitazione e ha consentito altresì di individuare i presunti autori di alcuni furti commessi in Canavese e di almeno un furto commesso in Francia. Che dov'è mio? Nello specifico, ecco, l'operazione l'abbiamo convenzionalmente denominata Preda, capirete il perché dal contenuto, insomma, poi dell'attività. L'indagine, come vi ho detto, è partita nell'ottobre 2016 e si è conclusa nel febbraio 2017. È stata coordinata dal sostituto procuratore Sandro Gallo della Procura di Ivrea e la misura cautelare è stata disposta dal GIP del Tribunale di Ivrea, Stefania Cuggi. Questi sono gli arrestati: Sada Arvit, che è 34enne albanese, residente a Courniers; Lomuscio Giuliana, 25 anni, italiana, residente a Quincinetto; poi ci sono altri due soggetti anch'essi di nazionalità albanese: Colafatos, 26 anni, abita a San Giorgio Canavese, e Cola Robert, che è suo fratello, 32 anni, residente a Trascorsano. Ora, i primi due sono coinvolti nella rapina in abitazione di cui vi parlavo, consumata il 14 ottobre 2016, e le indagini che sono state avviate nelle immediatezze dai carabinieri del nucleo operativo insieme ai colleghi della stazione si sono concentrate da subito sulla figura di questa ragazza, di questa donna, conosciuta dalla vittima della rapina, la quale aveva trascorso il pomeriggio con il malcapitato, con la vittima della rapina ed altri amici, e la quale proprio in quelle ore del 13 ottobre, quindi qualche ora prima della rapina, aveva avuto modo di apprendere che la vittima aveva la disponibilità di 6.450 euro, comunque 6.000 euro in contanti che custodivano il giubbotto. Quindi la nostra attenzione si è da subito focalizzata sulla figura di questa giovane donna che poi ci ha portato in qualche maniera a individuare i suoi complici, ossia gli esecutori materiali della rapina, uno dei quali Sada Arvit, l'altro, anche egli indagato, destinatario della misura cautelare, è attualmente ricercato, quindi al momento irreperibile. Scusi, Sì. qual è quella che non è ancora stata trovata? Irreperibile. Qual è l'irreperibile? No, non c'è Ah, non c'è nei quattro. nominativo C'è perché un quinto. c'è un ricercato, un quinto ricercato, destinatario di una misura cautelare in carcere, Ma come italiano, qua. albanese. È albanese anche lui, però ecco, non possiamo dire di più. È piuttosto violenta perché il malcapitato è stato aggredito mentre rientrava alle 3 di notte, 3 e un quarto circa di notte,
mentre tornava a casa, dopo aver passato la serata con gli amici, è stato aggredito da questi due individui che avevano il volto coperto da passamontagna. Lo hanno immobilizzato in qualche modo, gli hanno puntato un cacciavite alla gola, intimandogli innanzitutto di restare fermo. L'hanno anche colpito, l'hanno tramortito utilizzando un dissuasore elettrico, il cosiddetto taser, l'hanno colpito ad una coscia, tant'è che poi a seguito della rapina il signore, diciamo, rapinato è stato costretto a ricorrere alle cure sanitarie del pronto soccorso di Ivrea, che hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Dicevo, lo hanno immobilizzato, lo hanno minacciato con questo cacciavite e gli hanno quindi sfilato un orologio di marca che aveva a polso, quei famosi 6.450 euro di cui parlavamo prima, e poi lo hanno portato dentro l'abitazione chiedendo insistentemente di mostrare dove fosse la cassaforte. Lì cercavano la cassaforte e le armi, ma la vittima, insomma, non sapendo dare indicazioni perché evidentemente impaurito, non ha appunto fornito indicazioni, e quindi i due lo hanno rinchiuso dentro il vano caldaia e sono fuggiti dall'abitazione. Il malcapitato è riuscito a liberarsi passando dal tetto, quindi attraverso una botola dell'abbaino, insomma è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto. Le nostre attività di indagine, che sono state svolte con mezzi tecnici e tradizionali, ci hanno quindi, come dicevo, consentito di individuare i due esecutori materiali partendo dalla Lomuscio Giuliana in qualità di basista, perché appunto lei sapeva che la vittima, insomma, aveva questa disponibilità di denaro, aveva in qualche modo capito i suoi movimenti, e abbiamo avuto modo di documentare la presenza dei due materiali esecutori nei minuti immediatamente precedenti alla rapina, proprio in una località prossima all'abitazione della vittima. Le celle. Ci sono stati dei contatti, naturalmente sia le nostre attività tecniche, quindi tabulati telefonici e anche attività tradizionali, ci hanno consentito di documentare la presenza dei due proprio in quella zona pochi minuti prima della rapina. La conferma del fatto che Lomuscio Giuliana avesse questo ruolo di basista, tra virgolette, l'abbiamo avuta quando, nel corso di una conversazione telefonica intercettata, circa 2 mesi dopo la rapina, Lomuscio Giuliana propone a Saad Arvid di compiere un'azione criminosa analoga a quella commessa 2 mesi prima a San Giorgio Canavese. Azione criminosa che poi di fatto non si è verificata, però ecco, anche in quel caso, mentre la donna si trovava in un locale in provincia di Biella, un locale notturno, telefonò appunto a Saad Arvid proponendogli di fare un lavoro, dicendo proprio come quello fatto a, citando il nome della vittima. Questo, insomma, ci dà conferma del fatto che fosse lei la basista. L'attività, come dicevo, ci ha consentito inoltre di individuare i presunti autori di alcuni furti in abitazione, in particolare un tentato furto in abitazione consumato a Castellamonte. In questo caso erano coinvolti Cola Robert, Saad Arvid e appunto un altro indagato, quello che al momento è ricercato. Sostanzialmente Saad Arvid e il nostro ricercato, entrambi con un volto coperto in qualità di materiali esecutori, mentre Cola Robert gli dava supporto aspettandoli in auto per agevolare la fuga. Loro in questo caso non riuscirono nel loro intento perché il proprietario di casa, accortosi della loro presenza, li mise in fuga. Di notte? No, questo non è avvenuto di notte. Ora, sì, l'orario onestamente non me lo ricordo, però non era di notte.
probabilmente sì, di mattina. No, sì, mattina. Poi abbiamo insomma, scoperto un furto consumato a Foglizzo, e coinvolti in questo furto sarebbero Cola Robert, Sada Arvid e Cola Fatos, quest'ultimo in qualità di bassista perché aveva dato indicazioni sugli orari degli spostamenti delle persone offese. In questo caso si impossessarono di 8 orologi, 8 anelli, la bigiotteria, monili in oro, 300 euro in contatti, di un sigaro, di una bottiglia di liquore di marca e di un coltellino a scatto. Un altro furto consumato in abitazione è quello verificatosi a Fabbria Canavese nel novembre del 2016, e coinvolti sarebbero Cola Robert, Sada Arvid e appunto un altro indagato, insieme ad un altro ancora sempre indagato in questa indagine, che nel complesso registra 9 indagati. Di questi sono 5 destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e uno invece destinatario della misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel furto commesso a Fabbria Canavese si impossessarono di 3 orologi di marca, un binocolo prezioso, anch'esso di marca, altri monili in oro, 6 fucili calibro 12, 2 carabine e una quantità imprecisata di munizioni. Armi e munizioni che noi abbiamo recuperato il 1 dicembre 2016, quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile perquisirono l'abitazione di un signore di Cornier, che fu appunto poi arrestato perché trovato in possesso di queste armi. Ricorderete l'arresto di tale Guiglieri Walter. Sostanzialmente le armi rinvenute presso la sua abitazione, alcune di esse erano armi asportate in occasione di questo furto commesso a Fabbria Canavese nell'ottobre 2016. Poi ecco, proprio per aver detenuto in luogo pubblico queste armi e queste munizioni, naturalmente sono indagati anche per questo tipo di reato i soggetti che dicevo prima, Cola Robert, Sada Arvid e altri 2 soggetti. Cola Fatos è indagato anche per essersi insomma intromesso per cedere a tale Guiglieri Walter queste armi. È stato lui in qualche maniera a mettersi in contatto con quest'ultimo per cedere le armi. Abbiamo ancora un altro furto in abitazione consumato a Prascorsano, dove sarebbero coinvolti Cola Robert e Sada Arvid, unitamente a un altro soggetto, questa volta italiano, di 48 anni, che sostanzialmente gli ha descritto la composizione dell'abitazione e gli ha dato indicazioni sulle abitudini dei proprietari, quindi sostanzialmente ha svolto il ruolo di bassista. Cosa fa di mestiere questo signore? Questo signore è un artigiano, sì. Quindi ha fatto dei lavori in quella casa? Questo non lo sappiamo, non possiamo dire. In quella circostanza si impossessarono di 670 euro in contanti, 2 macchine fotografiche di marca, vari monili in oro e argento. C'è stato poi un periodo, più precisamente i primi giorni del febbraio 2017, in cui Cola Robert, insieme ad un suo connazionale che non è indagato in questa indagine, in questa attività, si recarono in Francia, dove riteniamo possano verosimilmente aver commesso diversi furti. Certamente uno lo abbiamo documentato, un furto in abitazione. Dove? In una città che si chiama Grasse, si scrive Grasse, in Francia. E perché? Perché al loro rientro li abbiamo bloccati e controllati mentre presso un comproro di Torino cercavano di rivendere questi monili in oro che portavano al seguito rientrando dalla Francia. Quindi riteniamo questi monili in oro fossero provento di furto, tant'è che grazie alla collaborazione, alla cooperazione con la polizia francese,
siamo risaliti al proprietario di alcuni di questi mulini in oro e quantomeno al proprietario di una collanina dove appunto c'era scritto un nome e cognome che sarebbe il nome del proprietario, vittima di furto. Andavano sul posto e lasciavano preventivamente gli strumenti che poi avrebbero utilizzato per entrare e per compiere l'azione criminosa. Avevano appunto a disposizione più veicoli, quindi si spostavano con autovetture diverse in modo tale che non fossero riconducibili alla loro persona, e abbiamo avuto modo quindi di evidenziare come non avevano scrupoli eventualmente ad utilizzare la violenza, come nel caso della rapina ai danni dell'assicuratore. Questa mattina all'alba, quando abbiamo dato esecuzione a queste misure cautelari, abbiamo anche perquisito le abitazioni di Lucio Giuliana, abbiamo rinvenuto e sequestrato un taser di sfasore elettrico, sul quale svolgeremo un accertamento naturalmente, perché non possiamo escludere che sia lo stesso strumento utilizzato in occasione della rapina. Queste immagini, questi sono i mulini in oro che abbiamo recuperato quando, tornando dalla Francia, Cola Robert fu fermato, controllato a Torino e appunto trovato in possesso di questo materiale che riteniamo essere verosimilmente prodotto di furto. Almeno parte di esso.